buon pomeriggio. Riprendiamo con i nostri assaggi di cultura del libro. Io sulla mia scrivania ho sempre un caos completo, molti libri sparsi, fogli, appunti. Un amico dice sempre che sembra che siano appena entrati i ladri. E per poter consultare i libri bisogna che siano ordinati, perché se no non li si trova in realtà. È uscito l'anno scorso un libro di Roberto Calasso, Come ordinare una biblioteca. È un discorso molto raffinato, molto interessante, però è molto elitario, mostra una certa maniacale precisione che mi è personalmente piuttosto estranea. Più vicino ai miei gusti invece è un libro recente di Alessandro Mari che si intitola Libri istruzioni per l'uso, l'arte di scegliere, organizzare e disordinare le librerie di casa. Si è fatto aiutare nella scrittura da Ginevra Azzari e da Matilde Piran, pubblicato da Utet, con una serie di illustrazioni molto vintage, piuttosto interessanti. Bene, qual è il discorso? Il discorso, lui parte proprio dalla libreria con quanto mobile, in quanto mobile c'è suo padre che fa il falegname, che gli costruisce la sua prima libreria. E perché i libri devono essere disposti, perché se non sono disposti in un certo modo non si possono trovare, non si possono consultare. Quelli che si mostrano con i libri impilati non li consultano mai, perché tutti sappiamo che il libro impilato non si riesce a sfilare. E d'altra parte le librerie a loro volta sono fatte secondo come sono costruiti i libri stessi. I libri che noi conosciamo sono dei parallelepipedi di carta, piuttosto pesanti anche, e quindi i libri possono essere disposti con una certa altezza, gli scaffali, per poter contenere appunto in fila questa serie di parallelepipedi. E d'altra parte un altro elemento molto interessante e divertente è che ad esempio i libri sono dotati di un dorso, e il dorso colorato, secondo il suo colore, è il modo con il quale noi riconosciamo il libro a scaffale. Eppure questo è uno degli elementi che non entra in nessuna descrizione bibliografica. Poi c'è anche chi addirittura ordina i libri secondo i colori, però questo mi pare veramente un pochettino maniacale. D'altra parte il libro però deve essere riconosciuto, e questo è necessario. E in questo cammino ci guida proprio il libro di Mari. Perché lui si muove tra storia, moda, riflessione, considerazioni sociologiche, ma poi arriva anche alle misure, ai materiali, agli strumenti per costruire appunto quelle librerie che ci sono così necessarie e che riempiono magari grandi spazi della nostra casa. E queste librerie servono appunto a rendere fruibili i libri e a tenere in qualche modo un ordine, perché tutti sappiamo che prendere un libro e spostarlo senza sapere che cosa poi possa accadere può anche aprire a dei nuovi mondi, come racconta in Frankenstein Junior, quando sfila il libro e si aprono le camere segrete dell'illustre antenato. Grazie all'attenzione. Bene, penso di aver capito tutto ora.